Buonasera, buonasera e bentrovati a Vivere in Rosa, il salotto femminile di Rete 55, in cui oggi mi vedete così in versione un po' sportiva coi jeans, perché vi porto al parco, un parco speciale, il Parco Alto Milanese, soprattutto con dei ciceroni speciali. Il perché ce lo spiega la loro prof, la docente di lettere del liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio, Laura Vignati. Benvenuta Laura. Grazie Chiara. Prego, accomodati pure qui sulle nostre poltroncine. Allora, abbiamo detto, andiamo a fare una passeggiata al parco. È quasi primavera, insomma, ormai ci siamo e quindi torna anche la voglia di riscoprire il grande polmone verde che c'è, lo ricordiamo, tra le città di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, quindi addirittura scavalco di due differenti province. Ma innanzitutto spiegami come vi è venuta l'idea di girare proprio lì un documentario, oserei dire. Abbiamo deciso di accendere i riflettori sul Parco Alto Milanese, innanzitutto perché gli studenti, i nostri ragazzi, avevano già svolto delle attività di scienze in questa materia al Parco Alto Milanese. E poi nell'ambito della ex alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO, quindi il percorso per competenze trasversali e per l'orientamento. E quindi abbiamo deciso di approfondire questo polmone verde che coinvolge tre comuni e quindi di una certa importanza sotto tutti gli aspetti. Tre comuni e due scuole in questo caso, oserei dire, perché abbiamo parlato dello scientifico Tosi, di una classe quinta, se non sbaglio, che ha portato avanti questo progetto, ma c'è anche l'Istituto Antonioni. Esatto, con l'Istituto Antonioni i ragazzi hanno tenuto un corso di sceneggiatura. E quindi lo scorso anno docenti dell'Antonioni hanno organizzato proprio queste lezioni ad hoc che sono state utilissime per realizzare il nostro documentario. Certo, un istituto cinematografico, insomma, ci voleva come partner del progetto. Peraltro, se non sbaglio, la presentazione ufficiale avverrà soltanto nel mese di aprile e quindi già vi anticipo di non cambiare canale perché al termine della nostra chiacchierata vi mostreremo in versione integrale questo documentario che, credetemi, è davvero carino. Io l'ho visto per scoprire, per chi non lo conoscesse, o riscoprire il PAM. Ma allora ti chiedo, i ragazzi come hanno vissuto questa esperienza da ciceroni, da telegiornalisti? Ma i ragazzi l'hanno vissuta molto bene, anche perché questo progetto era nell'ambito di una materia. Loro fanno parte della curvatura CIC, cioè il liceo della comunicazione, e quindi è stato un lavoro che si è sposato bene con il loro indirizzo di studi, in particolare con la materia di teoria e tecnica della comunicazione. E quindi per realizzare questo video, questo documentario, abbiamo unito vari aspetti di questa materia, dalla sceneggiatura al montaggio, alla recitazione e quant'altro. Dai, raccontaci un aneddoto, dietro le quinte, in questo caso dietro la cinepresa, qualcosa di particolare, magari di buffo che è accaduto tra i ragazzi. Ma come aneddoto mi viene in mente questo: il documentario è stato girato esattamente un anno fa al parco, quindi faceva molto molto freddo, sono state un paio di giornate, penso le giornate più fredde dell'anno scorso. E quindi i ragazzi hanno potuto anche sperimentare e vedere così anche il parco sotto un altro aspetto, sotto un'altra atmosfera. Quindi insomma non vi mostreremo anche noi tra poco il parco nella bella stagione in cui si è forse più soliti, no, fare un giro nelle aree verdi, ma andremo con i ragazzi dello scientifico Arturo Tosi di Busto proprio alla scoperta anche di un volto più insolito di quest'area, che è un'area, forse tra noi possiamo dircelo, a volte un po' sottovalutata, o no?
Sì, effettivamente, questo progetto è nato proprio per sensibilizzare i ragazzi di fronte a questo pulmone, verde immenso che offre tante possibilità sotto tutti gli aspetti. E allora io direi, siccome sappiamo che le immagini parlano molto più delle parole, noi ci fermiamo qui per questa nostra chiacchierata, ma rimaniamo sedute, come ci auguriamo tutti voi, a guardare il documentario e poi alla fine per i saluti finali. Mi raccomando, non cambiate canale. Eccolo. Benvenuti gentili telespettatori al Parco Alto Milanese, il polmone verde della zona. Il Parco Alto Milanese si dirama su tre comuni, Legnano, Busto e Castellanza, e ha un'estensione di 360 ettari. Un punto di ritrovo per chi vuole godersi la natura, fare sport o semplicemente passare del tempo all'aria aperta. Troviamo adesso in uno dei punti più frequentati del parco, la Baitina. Sostanzialmente è un chiosco all'interno del parco per dare ristoro alle tante persone che frequentano il parco. La nostra idea è quella che la Baitina possa essere anche un punto d'incontro, insomma. Le attività intorno alla Baitina sono diverse. All'interno del parco è presente il percorso Vita Poieco, che si propone come un'alternativa sana e divertente per fare esercizio. Nel Parco Alto Milanese, ancora oggi possiamo riconoscere i resti dei roccoli. I roccoli cosa sono? Sono delle architetture venatorie costruite sfruttando alberi e arbusti che venivano lavorati potandoli e poi mantenendoli in determinate situazioni. Che cos'è il roccolo? È una tecnica di caccia agli uccelli migratori estremamente antica. Veniva utilizzata dalle popolazioni che vivevano lungo le rotte migratorie per integrare la loro alimentazione. Quindi durante i passi migratori primaverili e autunnali catturavano gli uccelli. Abbastanza ben conservato è l'impianto, la struttura arborea, diciamo, di questo roccolo, di cui ancora si riconosce il corridoio di accesso che si va ad aprire in uno spiazzo di forma ellissoidale. I migratori venivano attirati dalla struttura invitante che veniva loro proposta, ma soprattutto anche dalla presenza di richiami vivi, che erano uccelli delle stesse specie, che col loro canto attiravano i consimili. E una volta che l'uccellatore osservava un numero consistente di uccelli, lanciava nello spiazzo uno spauracchio, simulando così un uccello da preda, oppure metteva anche un fischio, insomma, un qualche cosa che ingenerava un fuggi-fuggi negli uccelli che cercavano istintivamente la salvezza in alcune finestre, diciamo, libere della chioma, e invece in realtà quella era una trappola in quanto venivano indirizzati nelle reti. Ecco, oggi i roccoli non hanno più questo utilizzo, questo tipo di caccia è proibita dalla legge, ma alcuni roccoli meglio conservati sono invece deputati allo studio scientifico dell'avifauna, quindi allo studio della migrazione degli uccelli. Capita molto spesso di incontrare ragazzi che praticano birdwatching all'interno del parco. Qui si può trovare una grande varietà di specie come picchiverdi, ghiandaie, poiane e petti rossi.
Grazie alla presenza di aree d'agricoltura tradizionale ed edifici rurali come cascine e stalle, il parco è abitato dalla civetta, dalla rondine, dal codirosso, dal pipistrello e da molti altri volatili. La vicinanza della città ha fatto sì che molte delle specie che si sono maggiormente adattate ai cambiamenti del territorio, come il merlo o la tortora, siano in costante aumento nelle aree del parco. La presenza di querce, invece, costituisce l'habitat ideale per il picchio rosso maggiore e per lo scoiattolo grigio americano, nonché per tutte quelle specie che necessitano di grandi cavità nei tronchi per la riproduzione o per lo svernamento. Anche le siepi di bordura lungo i campi coltivati forniscono un ambiente di vita importante per molti animali. Ma non tutto è tranquillo. Negli anni, la presenza di lepre e di conigli selvatici ha assunto dimensioni importanti a tal punto da compromettere il sottobosco, rendendo quindi instabili gli alberi per via delle numerose tane. Gli agricoltori sono preoccupati per i loro raccolti, che continuano a diminuire a causa dei danni arrecati dai conigli. Una speranza è rappresentata dalla volpe rossa, che è in grado di contenere l'eccessivo aumento delle mini lepri. Negli anni l'inquinamento ha colpito anche il parco, soprattutto con l'aggravante delle discariche abusive. Per passare la parola a chi ne sa di più, andiamo a intervistare la presidentessa di Legambiente, Paola Gandini. Tutti gli anni organizziamo, per esempio, Occupiamo il Mondo, che è una iniziativa di raccolta dei rifiuti abbandonati. C'è sempre una grande partecipazione. Un anno abbiamo raccolto qualcosa come 90 sacchi di rifiuti. Organizziamo anche il Cammina Foreste Urbane tutti gli anni, che è una camminata in questo parco, ma una camminata educativa, cioè c'è anche l'agronomo, c'è l'ornitologo, il naturalista, c'è qualcuno che spiega alle persone che partecipano a questa camminata, proprio per imparare ad apprezzare meglio il parco, conoscere anche gli elementi naturali. La cascinetta è una delle strutture più importanti del parco. Al suo interno troviamo sale nelle quali vengono svolte riunioni e incontri. Possiamo anche trovare abitazioni e botteghe, che rappresentano il fiore all'occhiello di questo parco. Maggiore esempio è la bottega agricola, situata a sinistra dell'ingresso, nella quale si possono acquistare prodotti freschi di ottima qualità. Grande specialità sono i panini con gli affettati. Buongiorno architetto Davide Turbi, volevamo porle qualche domanda in qualità di presidente del parco riguardo all'ente. Bene, grazie. Prego. Come prima domanda ci chiedevamo quali sono gli eventi e le attività in programma per questo anno. Sì, allora diciamo che il parco organizza delle attività che si ripetono annualmente, tra queste mi piace ricordare la palestra a cielo aperto che viene svolta nel periodo estivo in Baitina ed è un evento rivolto principalmente alla ginnastica per persone più adulte e anche per persone più fragili. E questo è qualcosa che viene fatto da ormai 20 anni. A fianco a questo abbiamo anche delle iniziative, dei laboratori, delle feste che vengono organizzate, anche queste principalmente nell'area della Pinetina, alle quali si abbinano, faccio un esempio, alla castagnata, alla festa di primavera o la festa d'estate, alle quali si abbinano dei laboratori che sono dedicati ai più piccoli e volti anche a, diciamo, offrire dei contenuti educativi. Il viaggio alla scoperta del parco termina qui. È il momento di tornare alla frenesia cittadina e lasciarsi alle spalle questo luogo di tranquillità, nella speranza di rivedervi al più presto. Vai, scendi. Andiamo? 3. Ecco, questo è il documentario sul PAM, il Parco Alto Milanese, realizzato dai ragazzi del liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio. Noi ringraziamo ovviamente la scuola per la messa in onda, soprattutto facciamo i complimenti ai ragazzi, perché anche voi a casa sicuramente avrete potuto notare, insomma, la qualità, hanno imparato bene il mestiere. Ringraziamo la loro insegnante Laura Vignati per essere stata con noi e vi diamo
appuntamento come sempre venerdì prossimo alle 20.10 e domenica alle 20.45 per un'altra puntata di Vivere in Rosa. E non dimenticate di seguirci sui social. Arrivederci. Grazie a voi.